Al Seminara non arriva la vittoria per la Real Trinacria. La 16ª giornata del campionato regionale Under 15 se la giudica la Meridiana, che porta a casa punti preziosi. Padroni di casa in campo con il 3-5-2, con Caserta in porta, difesa composta da Aurora, Chione e Bottino, centrocampo con Spanò, Ranno, Vitale, Storniolo e Pistone, tandem d'attacco formato da Vieira e Solimene. Nel primo tempo a creare delle buone trame di gioco è la Real Trinacria, che però manca l'ultimo passaggio vincente. Al quarto minuto Vieira serve Spanò, che mette al centro un pallone dove di testa arriva Solimene, ma il tiro viene parato facilmente. Due minuti più tardi, in ripartenza, la Meridiana punge i padroni di casa. Cicirello apre a destra per Maurici, Lanza filtra per Cordovana, che con un preciso diagonale spiazza Caserta e sblocca la gara. Sull'1-0 i padroni di casa non demordono, al 12esimo ci prova Vieira su punizione, ma la sfera è facile preda per Lanza, che con i pugni gli dice di no, spedendo in angolo. Dalla bandierina poi, pallone messo al centro dell'area, stop di petto e tiro di Storniolo murato da Lanza, pallone che resta ancora lì, ma dopo un batti e ribatti in aria, gli ospiti sono bravi a difendersi e a sventare la minaccia. Al 15esimo arriva il raddoppio per gli ospiti. L'azione parte da Lanza, sbaglia la respinta Spanò, favorendo la Meridiana, che parte in contropiede con Egitto, che si smarca e lancia Cordovana, che tutto solo di fronte a Caserta non può che mettere in rete. Traversa e gol che vale il 2-0 per gli ospiti. 10 minuti dopo la Meridiana trova il tris, gol facile per gli ospiti che trovano la porta con soli due passaggi, lancio lungo da centrocampo a cercare la profondità, Egitto ne approfitta e con un tiro cross supera Caserta e gonfia la rete. Esulta la Meridiana, che vede ormai la vittoria in tasca. Prima del duplice fischio ci sarà ancora un'occasione per parte. Al 26esimo Storniolo serve Solimene, che buca la porta di Lanza, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco del numero 9. Al 31esimo poi brivido per i padroni di casa. Cordovana serve sulla destra Maurici, ma il diagonale è troppo defilato e termina sul fondo. Il primo tempo finisce sul parziale di 2-0 per gli ospiti. Nella ripresa la Real Trinacria scende in campo con un piglio diverso. Al 38esimo buona occasione su corner, ci arriva Vitale di testa, ma la sfera finisce alta sul fondo. Il gol per i padroni di casa però non tarda ad arrivare. Al 45esimo mischia in area in occasione di un calcio d'angolo, Solimene viene buttato giù dalla Guzzi e il direttore di gara assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Storniolo, che spiazza Lanza realizzando il gol dell'1-3 che riapre la gara. Rivediamo l'esecuzione del tiro dagli 11 metri nel nostro replay. La Real Trinacria ci crede, 10 minuti dopo arriva il raddoppio. Calcio di punizione dalla destra, pallone spizzato da Spanò, respinta di Lanza che favorisce rimbattuta ancora la Real e alla fine, dopo un batti e ribatti in aria, a Storniolo non resta che spingere in rete. Rivediamo il gol nel replay. Al 61esimo sul risultato di 3-2 per gli ospiti, doppio cambio per la Real, dentro Miuccio e Giuffrida per Pistone e Spanò. I padroni di casa cercano la via del pari al 68esimo, Ranno di testa serve Vieira che si invola verso la porta ma perde troppo tempo e manca la conclusione, chiuso dalla difesa ospite. L'ultima chance al 74esimo, da una rimessa laterale viene servito Solimene, ma la sua conclusione è debole e finisce tra le braccia di Lanza. Deluso il giocatore per aver sprecato l'ultima occasione della gara. Finisce dunque 3-2 per gli ospiti, che al triplice fischio non possono che festeggiare. Una sconfitta che brucia invece per i padroni di casa, che nel secondo tempo hanno riaperto la gara, sfumando di un soffio il pari.